Traspariva emozione nelle parole del dirigente scolastico nel ricordare che in quel plesso hanno studiato due ministri, Giovanni Gentile e Nunzio Nasi, oltre a illustri personaggi tra cui lo scienziato Antonino Zichichi. Oggi gli alunni poco alla volta ritornano in quella che non è solo la loro scuola, ma un contenitore culturale e memoria della città. La cerimonia si è aperta con l'esecuzione dell'inno nazionale, una pregevole allocuzione del professor Renato Lo Schiavo, che ha tracciato un excursus storico della istituzione scolastica che vide la luce nel 1600 con l'arrivo in città dei Gesuiti. La mattinata si è conclusa con il rituale taglio del nastro e la visita alla parte agibile dell'antico collegio. E proprio questo è il motivo di questa grande giornata. Le prime quattro classi stamattina alle 8:20 sono ritornate nel liceo classico dopo 9 anni di assenza. Finalmente questo liceo, questo grande edificio si è ripopolato di alunni. Io spero che entro il mese di ottobre o al massimo entro la prima quindicina di novembre possano rientrare altre 7 classi e quindi avere la possibilità di avere 11 classi del liceo classico qui al Collegio dei Gesuiti e le ultime 3 nel plesso di via Turretta. E se tutto andrà secondo i piani, entro l'anno scolastico questo edificio, pur non completo, consentirà tutto il liceo classico con i suoi laboratori, perché ha oltre 20 locali adibibili ad attività didattiche. Questo liceo, essendo luogo di studi e di preparazione dal 1600, ha educato intere generazioni di trapanesi. Non dimentichiamo che in questo liceo hanno studiato 2 ministri della pubblica istruzione, il Nunzio Nasi e Giovanni Gentile. Oggi è un momento di grande festa. Quando ho preso servizio per la prima volta 4 anni fa a Trapani, l'unica cosa che veramente volevo ottenere era rivedere questo istituto, che mi è stato raccontato dai miei predecessori come uno dei più belli della regione Sicilia. Quindi oggi per me si apre una parentesi che si deve chiudere in fretta. Dobbiamo ricostruirlo, aggiustare tutto ciò che deve aggiustare e trovare i ragazzi al più presto all'interno delle nostre aule. Maria Laurodo, 6 anni fa tu hai organizzato un sit-in con vecchi studenti del liceo classico Simenes qui davanti per perorare una causa, che è quella della riapertura del storico edificio. Queste mie compagne con le quali feci il sit-in vennero addirittura da tutte le parti d'Italia, quindi la cosa, diciamo, è stata veramente sentita. E questo fatto che nel nostro piccolo siamo riusciti a mantenere le luci accese sul liceo e sulla struttura, in maniera che venissero adoperati quei soldi che erano già stati stanziati ma trovavano delle piccole intoppi burocratici, ci hanno resi veramente felici. E l'apertura oggi delle prime classi ancora di più. Ancora più felici saremo quando tutte le classi saranno aperte.